tutti, benvenuti e bentrovati sul mio canale, benvenuti in questo nuovissimo video. E oggi sono tornata qui su YouTube dopo una settimana di pausa e sono tornata col botto, ragazzi, sono tornata qui col video dei miei regali di compleanno. Considerate che io ho fatto il compleanno già l'8 di questo mese, quindi l'8 settembre, e l'ho passato in Sicilia, quindi l'ho già festeggiato giù. Alcuni regali li ho ricevuti ovviamente giù in Sicilia, altri li ho potuti portare, altri meno, diciamo. Quindi oggi vi farò vedere tutti i miei regali, tranne quelli che non ho potuto trasportare, di cui però vi metterò la foto. Cominciamo in ambito nerd, diciamo, con l'oggettistica videoludica, e cominciamo con due giochi che mi hanno regalato, due giochi che volevo tantissimo. Sto parlando di Baldo per Nintendo Switch, ragazzi, di cui ho solo la cartuccia perché ho lasciato la custodia, insomma, giù in Sicilia, mi sono salita soltanto la cartuccia, quindi ho quella da farvi vedere. Baldo, ovviamente, è un videogioco, se lo conoscete, sviluppato da un team italiano, quindi l'ho voluto assolutamente per supportare il team. Considerate che pesca un po' da Zelda, un po' da titoli comunque action abbastanza famosi, quindi troverete un po' di cose all'interno di Baldo, c'è un po' di, non lo so, di Nino Kuni, un po' di Zelda, mette insieme vari giochi che a me piacciono, sicuramente hanno preso spunto i creatori stessi, quindi poi lo proverò e magari vi farò sapere. Poi ho ricevuto per PS5 A Plague Tale, l'ho ricevuto e ve l'ho subito portato in live, infatti l'abbiamo cominciato ieri sera. Bellissimo, ragazzi, già mi sta rapendo il cuore. Trovate già la prima puntata su Twitch, mentre domani esce qui su YouTube, quindi aspettatevi la prima puntata di A Plague Tale perché merita veramente veramente tanto, una storia molto avvincente seppur abbastanza cupa, però mi sta piacendo veramente un sacco. Poi altro regalo che mi hanno fatto, un pop, questo è arrivato direttamente con la sua custodia protettiva. Sto parlando di questo pop meraviglioso di Stitch a tema Halloween, ragazzi, io amo Halloween e amo Stitch, quindi mi hanno fatto questo regalo meraviglioso, appunto c'è Stitch con il costume da scheletro, con tanto di maschera a forma di scheletro, non lo so, è stupendo, bellissimo, è super apprezzato, ragazzi, bellissimo regalo. In abbinato in realtà a questo pop di Stitch c'è il regalo dei miei suoceri, che è talmente piccolo che, ragazzi, vi metto delle foto in sovraimpressione, così appunto lo potete vedere nel dettaglio. Abbiamo il Charm Pandora di Stitch, veramente stupendo e secondo me veramente ben fatto, così come è molto ben fatto quello di Grogu di Star Wars, di The Mandalorian, e il charm appunto sempre di Star Wars, semplicemente della scritta che è tipo placcato oro, una cosa del genere, sempre di Pandora. Di tutti e tre questi charm sicuramente vi starò lasciando le foto in sovraimpressione per vederli meglio, perché da qui non avreste visto assolutamente niente, quindi spero che dalle clip o comunque dalle foto si capisca qualcosa, insomma spero di sì. Andando avanti, ragazzi, i miei genitori mi hanno regalato sicuramente cose utili. Mio padre mi ha regalato soldi, mia mamma mi ha regalato la scopa elettrica della Roventa. Quando si capisce di essere vecchi, ragazzi, quando sei felice che ti regalano la scopa elettrica. Quindi ovviamente quella, raghi, è in Sicilia, magari vi lascio una foto qui da qualche parte di quale scopa elettrica è, ve la straconsiglio, mi sono trovata veramente bene. Quindi grazie mamma. E poi andiamo avanti con vari regali a tema vestiario. Devo dire che molti vestiti mi hanno regalato questo compleanno, quindi io molto contenta. Partiamo da questa maglietta, che spero si capisca com'è fatta perché è molto particolare. Questa me l'ha regalata la nonna della bambina a cui faccio dopo scuola, quindi grazie mille perché è stupenda. È una maglia arancione a spalle scoperte, manica lunga, a costine, corta come piace a me, con tanto di collo. Non so se si capisce dove si infila la testa, però ha tutte le spalle scoperte, tutta aperta. Quindi veramente molto molto bella, non vedo l'ora che faccia leggermente più fresco per metterla, perché per ora c'è una temperatura, ragazzi, assurda, vergognosa, estiva proprio. Sempre lei mi ha regalato un'altra maglietta, questa ancora più bella, è semplice, manica lunga, nera, finisce un po' a punta, e però la particolarità è che ha due buchi sul laterale, non so se si percepiscono, se si capisce com'è fatta. Quindi è una maglietta semplicissima, però ha i buchi sui fianchi, quindi veramente stupenda, anche perché io, avendo il tatuaggio sul fianco, tutte queste magliette che lasciano vedere i fianchi mi piacciono un sacco perché si vede il tatuaggio, quindi stupenda veramente queste maglie. E poi io mi sono autoregalata da Primark questa felpa di Naruto meravigliosa, ragazzi, bianca, con tanto di scritta davanti, manica lunga sempre,
e guardate sulla schiena che bella stampa che ha. Veramente meravigliosa. E poi sulla manica, ragazzi, continuano le stampe, perché sulla manica ci sono tutti i simboli dei vari villaggi. Cioè, è veramente meravigliosa questa felpa, ragazzi. L'ho presa da Primark nel reparto bambini, sì, perché io compro nel reparto bambini quasi tutto praticamente. E se non sbaglio l'ho pagata sui 16, 17, giù di lì. Andiamo avanti, sempre da Primark mi hanno regalato questa maglietta, sempre reparto bambino, della PlayStation, ragazzi. Con questa ci devo fare un botto di video, è bellissima. Sembra un po' una maglietta da calciatore. Questo è il retro e questo è il davanti. Stupenda, ragazzi, ho preso 11-12 anni, però di solito prendo la 12-13 anni. Però anche questa mi sta attillata, ma mi sta. Quindi molto molto bella. E poi nuova collezione, sempre di Primark, sono arrivati i vestiti per la palestra, ragazzi. Hanno un tessuto termico fantastico, tessuto sportivo, non termico, vabbè. Ragazzi, di Stitch, meravigliosa, guardatela che carina lei, blu, a maniche lunghe. Ragazzi, vi ripeto, dentro è un tessuto pazzesco, è proprio il tessuto da palestra, quindi questa la utilizzerò tantissimo, sicuramente. E anche questa costava poco, so i prezzi, ragazzi, perché inizialmente mi avevano fatto un altro regalo, però purtroppo mi stava tutto largo e siamo dovuti andare a cambiare le cose, quindi di alcune cose so il prezzo. Quindi ve lo posso dire se qualcuno interessa, e a parte appunto la felpa che ve l'ho detto veniva 16-17, quella PlayStation mi sembra venisse 12 e questa di Stitch 10. Quindi veramente Primark ha dei prezzi meravigliosi, infatti quando vado in Sicilia ne approfitto sempre per andare da Primark, perché a prezzi veramente competitivi, cioè economici, vi fate veramente il guardaroba con 100 euro, quindi io amo questo negozio follemente. Poi andiamo avanti, sempre Primark, sempre il regalo di questi miei amici, mi hanno regalato due pantaloni di tuta, che io non avevo, perché ragazzi la tuta non la metto quasi mai, quindi ogni tanto ci voleva questo tipo di regalo, che così almeno sfrutto qualcosa di diverso. E abbiamo questo meraviglioso pantalone con Simba, quindi questo color verdino, con Simba su una coscia. Tra l'altro da Primark, ragazzi, ho dovuto prendere la XS, cioè anche la S mi stava grande. Io non lo so Primark cosa vorrebbe vestire, però io che prendo la XS mi sembra abbastanza ridicolo. Però ragazzi, li ho provati e mi stava la XS, che vedevo di. Va bene, secondo pantalone di tuta, stavolta marrone, ma sempre con Simba. Meraviglioso questo. Mi piace un sacco a me il marrone, ragazzi, ho poca roba marrone, quindi contentissima di aver ricevuto anche i pantaloni. Poi ragazzi, boom, c'è il regalone, questo veramente pazzesco, ragazzi, e penso che sia la cosa che costa di più da Primark, credo che la cosa più costosa sia questo. Ragazzi, mi hanno regalato questo giubbino stupendo, giubbotto, giubbino, come lo volete chiamare, di Dragon Ball, ragazzi, arancione e nero, che arancione è il mio colore preferito, ma la particolarità è il retro, ragazzi. Cioè, ne vogliamo parlare dello spettacolo di questo giubbotto? Ne vogliamo parlare? E ragazzi, costa veramente molto, però ne vale, secondo me vale tutti i soldi, ragazzi. È costato 55 euro. Anche questo, ovviamente, so i prezzi, anche se dei regali non bisognerebbe saperli i prezzi, però li so perché ero lì, appunto, come vi dicevo, per cambiare altre cose. Quindi nel frattempo, cercando di sostituire le cose che non mi stavano, ovviamente i prezzi li ho visti, cioè, purtroppo li so, però vabbè, purtroppo a me non interessa, giusto? C'è questa diceria che non bisognerebbe sapere i costi dei regali, ma in questo caso molto particolare, ragazzi, io li so, insomma, vabbè. Ecco ragazzi, mi stavo dimenticando uno dei regali di regia, perché regia mi ha regalato Baldo, ma mi ha anche regalato un action figure veramente spettacolare. Io appassionata di Demon Slayer, appassionata di Nezuko, la regia mi ha regalato l'action figure di Nezuko, che ragazzi, ovviamente avendo paura io a farla viaggiare, non l'ho portata in Sardegna, l'ho lasciata nella mia cristalliera in Sicilia, però vi lascio la foto in sovraimpressione per farvi vedere quanto è bella questa action figure di Nezuko, che tra l'altro non è neanche piccola, è molto molto grande rispetto a come me la immaginavo, quindi super regalone anche quello, me lo stavo dimenticando ragazzi, fantastico. E nulla, credo che ci siamo, spero di non essermi dimenticata niente, qualora mi dovessi ricordare di altre cose ve le scrivo magari qui in sovraimpressione. Io ovviamente ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto i regali quest'anno, perché sono stati veramente uno più bello dell'altro, non ci sono stati regali brutti questo compleanno, veramente meravigliosi. Perché tra l'altro, ecco, la mia migliore amica col fidanzato hanno preferito farmi qualcosa di utile, mi hanno regalato proprio la festa di compleanno, quindi il cibo, e mi ha portato un mazzo di fiori meraviglioso, di cui anche quello vi lascio la foto in sovraimpressione. Quindi molti dei regali che magari non ho da farvi vedere, ecco, ci sono stati in Sicilia, sono regali, come dire, non materiali, quindi
tendo a dimenticarle queste cose perché le vivo, ecco, vivendole mi godo il momento e poi mi passa di mente, quindi perdonatemi se mi starò dimenticando qualche cosa. E nulla, io vi ringrazio per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia o che vi abbia fatto scoprire qualche cosa che magari volevate acquistare. E nulla, io vi ringrazio per essere stati con me, vi mando un bacione, ovviamente iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perdere i prossimi video che pubblicherò e in ogni caso commenta, fammi sapere qual è stato il mio regalo di compleanno che tu hai preferito maggiormente, fammelo sapere qui sotto nei commenti. Ti ringrazio ancora, un bacione e alla prossima, ciao!